Per quanto riguarda il discorso relativo ai costi o benefici a livello sociale, partiamo da un'esperienza che viene da lontano. È una fabbrica che nasce a Aso, in Giappone, nell'isola di Kyushu, che è l'isola più a sud del Giappone, dove l'introduzione del triplo turno, che per il giapponese è una cosa nuova, dove per l'europeo invece il turno notturno non è così una cosa nuova, ha un po' impattato pesantemente a livello sociale, perché gli asili, le scuole nido, tutto quello che erano i servizi di prim'ordine in ambito sociale di quella comunità sono stati un po' sconvolti. Quindi l'efficientamento industriale, facendo sì che una fabbrica desse il massimo della produttività su due turni anziché su tre, ci ha aiutato, ha aiutato i colleghi di Omron Aso a poter ridistribuire, ritornare a godere degli stessi benefici sociali anziché doversi ingegnare di nuovo e quindi investire in nuovi costi supplementari che coinvolgevano l'azienda, ma soprattutto i dipendenti e le loro famiglie, rispettando i normali orari di lavoro, ovvero produci meglio, produci non allo stesso tempo. Se vogliamo andare oltre e quindi venire a calare su di noi, spesso e volentieri non consideriamo o trascuriamo i costi nascosti di una mancata efficientamento, che sono ad esempio il fatto che io, a fronte della richiesta della mia azienda di fare più turni o comunque di spendere un'ora, due ore, tre ore di straordinario perché la linea si è fermata, perché non infrequentemente le macchine erano ferme, sconvolgo un po' le mie abitudini. Ad esempio, parlo per persone che hanno famiglia, donne, tutta quella problematica che nasce dall'accudire i figli piuttosto che arrivare tardi a casa o comunque arrivare in un orario non convenzionale, quindi la necessità di godere di servizi sociali di prim'ordine che spesso e volentieri mancano, eccetera eccetera. Se si ritornasse invece ad avere cicli produttivi efficienti e soprattutto calcolabili, allora la musica potrebbe cambiare. In questo contesto Omron vuole dire la sua e può dire la sua.